cantiere fermo ancora una volta al piazzale Rosselli, da diverso tempo impegnato dalla realizzazione di quella che era stata salutata come una grande opera di ristrutturazione, con la costruzione di un più funzionale e moderno posteggio degli autobus. Ma è innegabile che i tempi per la sua ultimazione si stiano rivelando davvero lunghi. In passato era stato dichiarato che la ragione del ritardo fosse riconducibile a dei problemi sorti tra l'impresa a cui erano stati affidati i lavori e la direzione degli stessi. Tempi davvero lunghi se si pensa a quelli annunciati all'inizio, cioè l'ormai lontano gennaio 2009, e cioè soli 10 mesi per l'ultimazione della prima parte dei lavori. D'altronde l'amministrazione comunale, i primi di giugno, aveva parlato della possibilità che l'opera fosse ultimata prima del periodo delle ferie, quindi il mese di agosto, ma tra le pause precedenti e la necessità di lavorare in un altro cantiere per la realizzazione della particolare pavimentazione, come ci aveva dichiarato l'assessore al ramo Renato Buscaglia mesi fa, per vedere la nuova autostazione, il cui progetto prevede ben 12 posteggi per i pullman, su di uno spazio pavimentato con un materiale antiscivolo ricoperto da una grande struttura in metallo, il tutto corretto dato da diverse panchine che saranno ubicate al confine con la strada che costeggia il piazzale, si dovrà attendere ancora. E adesso manca davvero poco al suo completamento, la pavimentazione infatti in parte pronta, in parte in corso d'opera, i marciapiedi completati, corredati dal ringhiere, si attenderebbe solo il montaggio della tettoia, come precisa l'assessore ai lavori pubblici Renato Buscaglia. L'unica cosa che manca sostanzialmente è il montaggio della struttura metallica che coprirà una parte di questo piazzale. E questa struttura metallica è già stata realizzata e per ora è in officina per la zincatura. Adesso alla ripresa dei lavori dovrebbero consegnare questa struttura nel giro di pochi giorni. Siamo assolutamente consapevoli del fastidio che è stato arrecato alla circolazione dei cittadini, ce ne scusiamo, ma ripeto, noi adotteremo tutti i provvedimenti del caso nel rispetto alle norme sui lavori pubblici. Penso che prima dell'inverno, cioè nel prossimo mese di settembre, dovremo vedere definita, innalzata la struttura metallica e quindi definita l'opera. L'assessore Buscaglia annuncia di aver indetto per la prossima settimana una riunione con l'impresa, la direzione dei lavori, il responsabile del progetto, per determinare il giorno esatto della chiusura del cantiere e della riconsegna del piazzale nuovo alla piena fruibilità cittadina. Una situazione che vale lunghe, voglio dire, i lavori ad Agrigento e la città dei lavori che non finiscono mai, si iniziano ma non finiscono mai. E quindi creano disagi indubbiamente. È una cosa vergognosa, devo dire, si perpetua, insomma, è molto atavica questa situazione. Guardiamo anche il posteggio che c'è là dal 92, che ancora, guardi, l'hanno solo iniziato, quindi per me è sperpero di denaro pubblico. Io ci lavoro qua e lavorandoci qui con questa piazza così bloccata ormai quasi da 2 anni significa che hanno portato disagi a noi, disagi ai bar, disagi ai clienti, la gente perde l'autobus. Non potevamo lavorare, l'autobus davanti, cose, la domanda è una cosa impossibile. Ora che iniziano le scuole e sarà proprio l'inverno. Gli studenti che iniziano le scuole ora sarà proprio, non hai dove lasciarle, non hai dove metterti, non trovi nessun posto. Questo. Poi a noi autisti che arriviamo qua 2 minuti ci mandano via, non sappiamo dove andare.